Vediamo adesso un altro aspetto fondamentale del funzionamento del motore asincrono trifase, e cioè, le variazioni della frequenza rotorica al variare dello scorrimento del motore. La frequenza rotorica, rappresenta la frequenza di variazione del campo magnetico che viene percepita dal rotore quando questo si mette in movimento. Finché il rotore sta fermo, la frequenza del campo magnetico, della variazione del campo magnetico è uguale alla frequenza delle tensioni di alimentazione. Quindi un'alimentazione industriale a 50 Hz, comporta al rotore fermo una frequenza rotorica, di 50 Hz. Quando, il rotore inizia a muoversi, però, la frequenza che viene vista dal rotore stesso, dai conduttori della gabbia di scoiattolo, rispetto al campo magnetico rotante, diminuisce in quanto il rotore insegue il campo magnetico rotante. E quindi, diminuendo la frequenza percepita dal rotore, diminuiranno anche le variazioni del campo magnetico percepite, quindi diminuirà la tensione indotta sugli avvolgimenti rotorici, e quindi, essendo la tensione indotta la causa delle correnti rotoriche, diminuiranno anche le correnti circolanti nel rotore, e di conseguenza diminuirà la corrente richiamata sull'avvolgimento primario del rotore, cioè sull'avvolgimento statorico, e in definitiva diminuiranno le correnti assorbite dall'alimentazione dal motore asincrono trifase, che, come sappiamo, assorbe le massime correnti allo spunto e via via che invece aumenta la sua velocità di rotazione, queste correnti vanno a diminuire. Vediamo in questa animazione che cosa succede quindi alla frequenza rotorica e alla corrente indotta. Supponiamo di alimentare il nostro motore con una terna di correnti a 50 Hz, lo statore, quindi gli avvolgimenti statorici alimentati con questa terna di correnti, il rotore è ancora fermo, quindi la frequenza rotorica è 50 Hz, al rotore bloccato lo scorrimento è uguale a 1, e supponiamo che la tensione indotta sugli avvolgimenti del rotore sia pari a 100 volt. Nel momento in cui il motore viene avviato, quindi aumenta la sua velocità, diminuisce lo scorrimento, diminuisce anche la frequenza rotorica, e come vediamo, proporzionalmente diminuisce anche la tensione indotta sugli avvolgimenti rotorici. Una volta che il motore ha raggiunto la condizione di regime, e quindi che lo scorrimento ha raggiunto il valore a regime, in questo caso ipotizzato al 4%, vediamo che la tensione indotta sugli avvolgimenti rotorici è passata dai 100 volt iniziali a poco più di 4 volt, e allo stesso modo sarà diminuita la corrente assorbita dal circuito rotorico, quindi quella richiamata sugli avvolgimenti primari, e quindi quella assorbita dalla sorgente di alimentazione del nostro motore asincrono trifase.